Amici, qui su Che Gran Serata RF 101, le 20:34 di questo mercoledì 23 maggio 2018, come viene sempre il mercoledì, insomma abbiamo anche dei momenti live dedicati alle produzioni o comunque sia alla passione di tanti amici che fanno musica, e questa sera vi presento una grossa crew family che si chiamano Reg Zone Family. Fatemi un applauso. Ciao, ciao, allora presentiamo ciao. I nostri amici che tra l'altro sono abbastanza carichi, quindi alla mia sinistra ho qua l'amico Domingo Profita, buonasera. Buonasera. Francesco buonasera. Poco, buonasera. Buonasera, poi c'è Andrea Vanavia e giustamente buonasera. Poi c'è anche il nostro amico Giuseppe Pallone. Buonasera a tutti ragazzi, come va? Buonasera. Bene. Allora, insomma, il rock è questa forma musicale che piace tantissimo, che veramente esplosa in tutto il mondo. Io vorrei però al microfono iniziare, indovinate con chi? Con chi? Con Domingo. Domingo. Il capo. Già dicono il capo, no? Quindi è il capo. Il boss. Ecco. Domingo, buonasera. Insomma, se c'è spalle va bene uguale. Buonasera. Sì, infatti. Allora, insomma, vogliamo raccontare un po' la storia della Reg Zone Family? Allora, perché ci seguono. Certo. Sono curiosi. Non siamo i pezzi d'oro comunque. Ci spieghiamo. Dici. Allora, l'anno scorso ci siamo incontrati. Sì. E allora abbiamo deciso di fare questo progetto assieme, cioè di portare un po' di musica reggae in giro per le spiagge. Sì, ma se mi guardate così vediamo. Mi guardi, ragazzi. Siamo a nel posto di produzione si vedrà gli atteggiamenti dei tuoi amici, tra l'altro. Sì, capito. Ma amici, guardo, sono un po' dietro. Quindi dicevamo da un anno circa che siete insieme, no? E diciamo dall'anno scorso, sì. Facciamo finto un anno, dall'anno scorso, dal 31 dicembre, no scherzo, dall'anno scorso. Sì. Quindi io da un po' di anni che metto musica in giro, poi organizzo un po' di serate, dance-off, spiaggia e cose varie. Dopodiché ci siamo incontrati, è stato un colpo di fulmine. È stato bellissimo. Sì, un colpo di fulmine. È la prima volta che vi siete incontrati, penso. Non ti sento. Ho detto che sicuramente è la prima volta che vi siete incontrati. Sì, sì, certo, sì, colpo di fulmine. Se dice la prima volta non si scorda mai. Yes. No, però comunque denominatore comune il reggae, questo genere comunque di musica che piace tanto, che è molto sensuale, che è molto ritmata, che fa ballare, fa saltare, vero? Sì, sì, c'è un po' di tutto. Sì, quindi se si vuole realtà c'è un po' di tutto. Sì, si balla, si salta, o anche qualche senso romantico. Beh, perché no, ci sta pure, no? Tra l'altro infatti nel vostro bagaglio, già che da quasi un anno appunto avete dietro, ci sono anche delle produzioni, giusto? Perché, sì, insomma, sì. È anche importante promuovere la vostra creatività e il vostro lavoro. Sì, come... sì. Noi non ci risparmiamo anche nei jingle delle radio, per amici grazie, e quant'altro. Questo spero che possa venire anche per sì, noi. Insomma. Sicuramente. Quindi, però la cosa bella è che volevo appunto concentrarmi su quello che avete fatto, perché insomma adesso ci sono delle novità, adesso parte l'estate, quindi sicuramente sarete in giro un po' per tutti i litorali della Grigentina, forse il anche tour. Oltre. No? Sì, sì, il tour. Sì, andiamo in Albania. No, posti vicini. Sì, gireremo un bel tour. Abbiamo già uscito il primo singolo, Anthem. Ecco, vogliamo parlare del singolo, però mi piacerebbe sentire un po' tutti, perché insomma, esatto. Ecco, è singolo, ma è di tutti. Esatto, è un bel Anthem, il titolo. Il cantante. Giuseppe. Allora, Anthem è un po', diciamo, io lo definisco più che altro più che un pezzo vero e proprio, come una sintesi del progetto Reg Zone in sé per sé. E infatti anche nel testo ci parliamo di noi, parliamo insomma del nostro progetto, quindi più che un pezzo è una sintesi. E niente, è uscita circa un mese fa, lo potete trovare su Spotify, in tutte le altre piattaforme, scrivendo Reg Zone Family, certo. iTunes, compratelo per favore. Intanto ascoltatelo. Sì, stiamo lavorando pure per la produzione di un album, ma comunque è un po' difficilino, diciamo che c'è parecchio lavoro. C'è sicuramente però una base iniziale che vi deve stimolare ad andare avanti e esatto, creare ancora di più, è giusto? Insomma, penso che anche Andrea è d'accordo in questo, comunque anche Francesco, no Andrea? Andrea, l'uomo che sta dietro di me. Sì, ma allora sostanzialmente diciamo che è anche un laboratorio, mettiamola così, sì. Perché noi ci vediamo parecchie volte a settimana nel laboratorio di Domingo. Vicino al microfono così almeno sento anche è bassissimo, io sono molto più alto. Ah, perché io avevo detto prima, scusa questa interruzione, cioè l'ho visto crescere, poi Domingo ha detto fino a
grazie, insomma, proprio per dire che lo spirito è proprio, siamo in diretta, siamo anche su Facebook, insomma, è bello condividere anche questo con Andrea. No, dicevi seriamente parlando di questa, di questo progetto. Sì, praticamente noi abbiamo il nostro studio e sperimentiamo, quindi i pezzi sono sempre frutto di sperimentazione. Ci mettiamo lì, cerchiamo dei suoni nuovi, io con le percussioni e gli altri ragazzi, diciamo, con quello che c'è, e poi viene fuori un pezzo, ma in realtà senza stabilire nulla, cioè viene fuori così, senza regole. Un po' improvvisato, perché forse è anche bello così, perché deve piacermi così come nasce. Ma in realtà è proprio, cioè siamo noi che siamo fatti così, quindi siamo ignoranti. Siamo ignoranti. No, ma fa parte della sperimentazione. Sì, no? Musica, no? Mi dico, però è una sperimentazione. È una sperimentazione, appunto. Vuole comunque rimanere una sperimentazione. Ah, poi c'è la parte del freestyle, che quella, diciamo, Ballone è molto più bravo di noi, io faccio freestyle con le percussioni. Ecco, a proposito, fate ognuno qualcosa, ma fate qualcosa per noi adesso, insomma, sentiamo, sì, sentiamo, sì, i nostri amici della Red Zone. Aspetta, il produttore vuole che... No, manca Gullo. Ah, ecco, manca Gullo. Andiamo a menzionare che all'interno di questi quattro elementi c'è un quinto elemento, che è importante. È il peso massimo della Red Zone Family, esatto. Così chiamato. Ignazio Gullo, che salutiamo, io adesso non so se è collegato, insomma, se... Ciao Ignazio! Se questo, comunque sia, lo salutiamo tantissimo, e quindi in questo senso però lo potremmo anche magari sentire dopo, se c'è l'opportunità. Però io vi vorrei far partire con un primo brano. Scusa, beh, volevo fare un saluto. Sì, come no, certo. Già stai andando via. Sì, prima di andare via, ho detto le basi e me ne vado. No, però è Marcone, che sì, ci ha mixato il primo singolo. Praticamente, dobbiamo dirlo, gli abbiamo mandato una schifezza. Lui è riuscito a fare una cosa molto importante, cioè riuscire a... Quindi ha cablato per quello che lui ha pensato fosse meglio. Sì, tecnica, perfetto. Però dai, insomma, io penso che c'è veramente tanto anche voi. Quindi adesso ci sentiamo direttamente in action a Che Gran Serata di Red Zone Family. Red Zone Family, right? Reggaeton, senti il suono positivo, dall'entroterra siciliano fino al mare, dal vivo faccio boom musicali sulla scopo ricreativo. Come si chiama sta bicciotta che a momenti ci scrivo? Se senti la vibrazione che ti fa muovere da solo, movimento naturale si chiama skanking, la dora è roots, mio roots che cantiamo tutti in coro, ragamuffin e dancehall che ti incendia tipo fuoco. Vita alla ballare questa serena di dance, mezzo a tutti i bicciotti reggaeton, morfai e nadi yard, DJ beat Ignazio Gullo con il sound criminal, con la voce di Mr. Bomboclat. E passatemi il microfono, vi dico una parola, non siamo vecchia scuola, nuova scuola, siamo una cosa sola, niente razza, né colore, niente sciarra e manco coca. Quello buon sound DJ commenta ancora. Sulla traccia tre mitraglie riporata tam tam. Sento già la percussione, sarà Andrea Vanadia. Ponte Street con la Jeep, con vacca c'è la pazzia. Senti il basso che rimbomba, resta man terapia. Quei picciotti, fai le serate mezza settimana. Con lo ritmo dame vita, la cadenza già me canapa. Sono libertà, che sei musica dell'anima. Sono caldo come il sole che riscalda l'Africa. Piccanti vibrazioni colorate come paprika. Senza soldi fra qua non ci serve una Mastercard. Sali scendi molleggiando tipo Gardaman della man. Goditi sta libertà, yeah. Scena sta leone, reggae zone città. Musica senza manetta quando uscino da macchina. Artisti di tutto il mondo che espande nostra musica. Energia tu cuore miscelato, sciavuro che fa. Ritornello, melodia di trumma balcanica. Mi trasi in testa e comunque. Ti ricordi come fa? Musicisti che ti verica scrivendo nostra musica. Cacco che la sa tromba mette play su questa lirica. Sei, 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 sei. Ti ricordi come fa? Come fa, yeah, 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 yeah. Ma la senti? Reggae Zone Family, Radio 101, Favara. Siamo live. Se, se.
loro l'applauso perché lo meritano, bravissimi. Insomma, questa era la novità che riguardava, insomma, questa il gruppo Anthem. Anthem, che praticamente, insomma, è l'inizio di un percorso, come dicevate prima, che porterà probabilmente ad un progetto un po' più vasto, quindi sicuramente sarete anche propensi nell'arco della stagione o comunque dopo l'estate, adesso non lo so, addirittura un mondiale, quindi clip dell'estate. A proposito, col videoclip come stiamo messi, insomma, come previsto il perfetto, sul prossimo. Stiamo selezionando delle belle ragazze. A proposito, quindi facciamo eventualmente potete ecco, scrivermi tutti sul mio profilo Instagram, io sono Mr. Bomboclat. Stiamo cercando delle belle ragazze per questo video, ok? Che non è uno scherzo, ma è una cosa seria, proprio perché no, seriamente. Seriamente, quindi insomma, nella pagina la giuria la fa Andrea Vanadia. E ti pareva, insomma, sono Andrea è un intenditore. Sono sposato. Ecco, infatti, quindi stiamo attenti anche perché le orecchie ascoltano, quindi giustamente ecco, stiamo attenti. Va bene, insomma, sono simpaticissimi, sono proprio così come li pensavamo e abbiamo il piacere di averli qui a Che Gran Serata su RF101. Però insomma parliamo anche di altro, questa era la novità in assoluto, però che cos'altro c'è che insomma si può dire di questo vostro, di questa, chiamiamola crew, come si può family, dire family, band, una famiglia una family, proprio una famiglia. Andrea, prendi anche tu spunto da quello che ti senti di dire di questo, di questi quattro ragazzi che minacciosamente adesso guardano te. Allora, la cosa il reale succede questo, che noi ci incontriamo, io con Domingo sono da un sacco di tempo, quanto è che sono? 8 anni, sì, 8 anni. Però alla fine la cosa bella è che mano a mano ci siamo incontrati, ci abbiamo anche l'architetto che non ha parlato, cioè qui è un architetto, ma adesso tra di noi anche... no, perché lui è un pezzo fondamentale. Beh, a me piace suonare la tromba io. Questo è Francesco Coco, ricordiamolo, che giustamente anche lui dovrebbe dire qualcosina in merito a questa sua famiglia, a questa sua nuova famiglia. Assolutamente, io in realtà ho conosciuto Domingo dall'esterno, cioè l'ho visto sempre come il DJ, sì, da fuori. Andavo alle serate universitarie e c'era Domingo. Ma quanto sei vecchio, Domingo? Questo per 5 lunghi anni, 6 lunghi anni a vedere Domingo in console. Che, poi, che se ne è innamorato, praticamente. Mi sono innamorato di Domingo, al che mi sono inginocchiato davanti a lui e ho detto: caro Domingo, ciao. Però hai azzeccato anche la scelta della tromba all'interno di questo percorso musicale, no? Ci sta proprio bene, ne abbiamo sentito anche gli accenni molto professionali. Perché in realtà c'è un piccolo segreto, che il nostro reggae in realtà vuole un po' mischiarsi con le sonorità balcaniche. Sì. Ah, ecco, quindi insomma, e quindi è una cosa un po' sono nuova. Delle influenze, insomma, che aiutano a arricchire maggiormente. Ora tra poco ci sarà Goran Bregovic che verrà a suonare per noi e lo aspettiamo. Vi saluta. Ecco, ma a proposito, vogliamo continuare anche a sentire qualcos'altro, che insomma abbiamo sentito la vostra bellissima novità che poi sicuramente anche noi irradieremo, si dice così, irradieremo. Insomma, irradiatela. Esatto, infatti. Cosa ci proponete adesso? Chi parla, chi prende il microfono? Giuseppe, giustamente, che ha il microfono. Sono qui. Ecco, guardi poi guarda la telecamera nostra, perché abbiamo un bel post produzione che sentiremo, risentiremo e rivivremo. Quindi con che cosa proseguiamo? Proseguiamo con un altro singolo, Bless. Sì, con i Reggae Zone. Domingo. Ok, Reggae Zone Family. Run the track. Yeah, 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 yeah. Mr. Bombo, Latino the rhythm. Right, Reggae Zone Family. I'm so blessed. When I wake up in the morning, bliss. While me drink a coffee, man, we are blessed. When me come home and see my family, bliss. My deep shining sun, all light me bliss. When me can kiss my mama, bliss. When me dance all night in the dance hall, bliss. Like all good people in the world, bliss. By the power, blessed by the sun, me a bliss. Every day till the morning, when me get up and me see the sun shining. Every day's a mission, man, me up around. For people in the ghetto, lot of child, them are crying. Love yourself is the answer. You are youth and you have to fight. Like a lion, look, man, everything you dream, yeah, it's easy. Free your mind while you walk around the city. Stop, man, leave away your negativity. Keep your life in the other side. I live it in me life's
such a bitch. Hey, life in real world, I don't make myself so sick. Me always search a better way to live. So much trouble on me hit, so much trouble on the streets. Peace, the only thing me have to try. Let me spend all my time, bliss. One more time, me a bliss. When I wake up in the morning, bliss. While me drink my coffee, man, me a bliss. When me come home and see my family, bliss. By the shining sun, oh, light me, bliss. When me can kiss my mama, bliss. When me dance all night in the dance hall, bliss. Like all good people in the world, bliss. By the flower, blessed by the sun. Your time, tell no lie, free your mind. Press the high, touch the sky, open your eyes. Look the sunshine, you're the one. Only you can change your life. Every day's a better day, you know it's more time. You don't need to run away like a criminal. You only ever gone, you a gunman. Forget everything, every memory that makes you feel bad. You don't need no money, you can burn your MasterCard. Money never problem if you know of them. Money just bring paper, you can only burn them. Always happy when I smoke with me friend. Every day me heart is like a dancehall instrument. Let this music play on all along. Far away from Babylon. It's a fire Babylon, yeah. Oh, I'm so blessed. When I wake up in the morning, bliss. When me drink a coffee, man, me a bliss. When me come home and see my family, bliss. By the shining sun, oh, light me, bliss. When me can kiss my mama, bliss. When me dance all night, the rhythm, reggae zone family, right from San Leone to the world. Bliss, yeah, 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 yeah. Bliss. Alongside Bliss. Mr. DJ Beating, Francesco Coco, Andrea Valadia, Ignazio Gullo. Eccolo lì, insomma, la crew, la family, insomma, come possiamo sperimentare di tutto e di più. Io ringrazio sempre Andrea, che è cortesissimo nel poggiarmi l'unica cuffia che c'è rimasta, insomma, siamo un po' a corto di fondi, quindi no, sto scherzando, perché insomma ci stiamo anche divertendo. Abbiamo anche avuto modo di sentire le qualità della voce del nostro amico Giuseppe, così come anche le qualità della strumentazione che sia Francesco che Andrea, che lo stesso Domingo, che comunque dietro ad una console propongono e quindi riescono a fare. Però giusto anche dare il lavoro facile fa Domingo con la console. Domingo, no, c'è da spendere anche lei. Sì, c'è sporco. Il lavoro sporco, noi comunque, in effetti volevo dire che prima, sì, di tutto tra di noi c'è amicizia e questo è fondamentale, esatto, penso, no? Quindi, non so se durerà, giusto? Anche se io in realtà non lo posso vedere tanto Domingo, eh. Non è vero, perché io voglio anche per parlare di un altro personaggio che si è aggregato a voi, come abbiamo detto prima, non è presente proprio per alcuni problemi suoi personali, però dico anche un tassello importante è l'amico Gullo, no? Di cui abbiamo detto, sì. Ignazio. Sì, anche perché lui è molto impegnato, poi resta a piedi con la macchina, cioè ha i suoi problemi. Cioè vi chiama solo per spingere? Sì, quindi, passaggi, okay, no, sto scherzando, ha un macchinone enorme. E lui, vabbè, gira anche con gli Shakalab, non so se li conosci. Salutiamo e rispettiamo, ciao, tantissimo. Yes, assolutamente, yes. Ci aggreghiamo agli saluti, perché chi non conosce gli Shakalab, che, esatto, in Sicilia in effetti sono già un grosso nome, se non altro anche fuori, presumo. Quindi, spaccano, ecco, e lui gira con loro, gli fa il DJ, quindi è sempre impegnato, ci onora della sua presenza. E infatti, ecco, quindi insomma alla fine anche perché è bravissimo, scusate, sì, è un, sì, mostro Ignazio Gullo. Ricordiamo che è campione nazionale del Fisherman Friends Contest, esatto, e non lo so dire, campione nazionale 2017. Per cui insomma, quanto dire, dai, insomma, avete trovato veramente un'ottimissima spalla, sì, esatto, esatto, quindi esatto, complimenti anche a voi di questo, perché probabilmente lo vedremo anche quest'estate, ragazzi, sicuramente in giro per i litorali, penso, claro, giusto, che vero? Sì, infatti. Allora cosa ci proponete adesso? Non so, adesso Felicità di Albano che reggae style. Ora vi proponiamo un brano con un rhythm di Giasazza, che ci tengo tantissimo a salutarlo, che è una persona in gambissima, fortissimo. E il rhythm è suo, vi facciamo sentire il suono della mia Rabadab. Vamo Domi! Oh no 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 no! Alla, senti come fa, il suono della mia Rabadab. Ma mi dicono come fa, un ragazzo in gente a prendere danza. Ehi, forse ancora non mi conosci, sono un uovo di questa
scena. Faccio reggae di tutti i tipi, frate, questa è la mia era. Vibrazione mi sale dal cuore, potrei ballare tutta la sera. Penso che vorrei la pelle nera. Mi dicono compa, ma com'è che canti questa musica? Com'è che fa? Non è colpa mia, compa, mi viene solo natural. Mi sta bomboina di dance con il sound original. Non mi serve l'autotune, non dico schifo, me la trap. E il tiki di bam bam, tiki bam bam, tiki dan. Ma la senti come fa, come fa? Il suono della mia rapata, braga dun dun dun. E ma mi dicono come fa, come fa? Ragazzi, insieme a tre le danze. Fama. Non parlo mai di soldi, non arrivo a fine mese neanche a fine settimana. Non parlo di Lamborghini, giro coi bro su una Panda. Penso con il mio stile, niente Gucci e manco Prada. Hey, bombo glazing again. Hey, Mr. Selector on the track, me no have a problem. I was stepping at the studio with my friend. This a love and reggae, skanking till the end. Ma la senti come fa, come fa? Tutta la mia rapata, braga dum dum dum. E ma mi dicono come fa, come fa? Solo del portafoglio, fra ma io non cerco il soldo, inseguo un sogno. Voglio incendiare i palchi, me lo sogno quando dormo. Voglio anche che mi sveglio, giuro, fra non me la scarta. Scrivo i testi e mi diverto. Provo queste strofe mentre improvviso un balletto. Forse non sono normale, più di uno me l'ha detto. Mi dicono stai fermo, fra ma io non ci riesco. Ehi, ma la senti come fa, come fa? Sono della mia rapata, braga dum dum dum. Ehi, ma mi dicono come fa. Madre che mi voglio fare i dread, mi ha guardato male, poi mi ha chiesto perché. Le vorrei spiegare che meglio se sono rasta. Figlio di tintore, capelli tinti di rosa. Ma sempre tanto respect. Rispetto tutta la musica di ogni genere. L'importante è che mi faccia stare bene. Che quando l'ascolta il volume mi fa ridere. Ehi, mi fa bombo class, mia Sicilia champion. Roba top style, bombo class a champion. I smoke marijuana like a real rasta man. I get up reading my stuff in my version. I'm so blessed, man. I hope you become a star. You know better than me. You know better than anyone. I just wanna sing with love, but me dance with me fun. Sing this reggae music everywhere, every time. Just tell them reggae. Yeah. Reggae. Yeah. Yeah. Again, again. Me, I say reggae. In a miss school, in a miss school, reggae. One drop, one more, yeah. Me a say reggae. No, 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 no. Oh, 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 oh. A la senti come fa, come fa? Il suono della mia rapata, braga dum dum buie. Ma mi dico come fa, come fa? Ragazze incendiate le danze. Come fa, come fa, come fa, come fa, come fa, come fa, yeah. Mr. Bombo, Reggae Zone Family, yeah. Come fa, 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 come fa. Yeah, 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 yeah. Siamo live. Eccolo lì, insomma, li abbiamo visti in action, abbiamo praticamente, grazie sempre, Roberto, insomma, il caffè è assicurato, almeno quello. Insomma, però la cosa carina è, insomma, sentire questa metrica, va bene, parlo con da voi che praticamente siete gli esperti di turno, la metrica è importantissima in questo genere musicale. Allora, mi dicono che praticamente adesso ci fermiamo per un intermezzo pubblicitario, diamo dei suggerimenti per poi tornare con il gran finale, così almeno praticamente, insomma, alla fine è giusto anche perché noi
siamo sostenuti dai nostri amici. Non preoccupatevi, non vi abbandoneremo. Wow, cos'è l'ultimo messaggio della serie? Vabbè, abbiamo subito la pubblicità, ritorniamo tra poco qui a Che Gran Serata su RF 101 per un altro grande evento. Ciao! Don't, it's Kingston Town. Simply don't.
arriverà l'ultimo dei Reggae Family Zone che abbiamo praticamente vissuto in questo evento live che Gran Serata su RF 101. Vi sentite dire qualcosa, di ringraziare qualcuno, per esempio? Visto che siamo già quasi al gran finale. Cioè, Domingo va ringraziato perché comunque noi tutti siamo amici, siamo fratelli, però Domingo è il collante di tutto. Cioè, Domingo è da dove parte. Da riconoscere, quindi tutto. Un applauso lo merita. Un applauso a Domingo. Un ospite, un silicone. Diciamo che non sono stati 22 anni persi così, eh. Assolutamente, hai fatto qualcosa di carino. Che i ragazzi riconoscono, giustamente. Però vabbè, un ringraziamento io lo devo fare personalmente a voi, perché ci tenevo tantissimo ad avervi in studio e ad avervi con me a Che Gran Serata. Ringrazio quindi Domingo Profita, ringrazio Giuseppe Ballona, grazie a voi, ringrazio Andrea Vanadia e il nostro amico Francesco Coco, nonché Ignazio Gullo, che giustamente insomma non c'è, però me lo salutate voi. Che dirvi, io sono contento di avervi avuto, vi faccio un in bocca al lupo per il futuro, sicuramente quest'estate avremo modo di vivervi anche in action nei litorali, quindi in bocca al lupo amici e una buona serata a voi. Ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao.